Ciao Scorpione, benvenuto sul mio YouTube canale The Italian Style Tarot, benvenuto su questa lettura per settembre 2024. Ti chiedo Scorpione, non fa forzare questa lettura, se non ti corrisponde questa è una lettura generale. Se vuoi una lettura privata con me, trovi tutte le informazioni sul mio info box. Ragazzi, questa è una lettura per chi ha un Sole, un Ascendente, una Luna, un Venere, qualunque pianeta, anche se non hai un segno, non un segno, un pianeta su questo segno, tutti abbiamo Scorpione e ti do il benvenuto. Per chi non lo sa, io ho un altro canale, si chiama Beauty Master of Scorpio, è dedicato tutto a Scorpione. Se mi vuoi raggiungere là o ti vuoi aggiungere a questa bellissima comunità che sta crescendo da ora a ora, ti do il benvenuto per le tue informazioni. Però iniziamo per settembre 2024. My love, fidatemi per il mio scorpione. Cosa scorpione si può aspettare? Il risveglio, asso di denari, re di bastoni, il papa, la ruota della fortuna per l'ostacolo, quattro di spade per cosa non vedi, la luna per cosa si può aspettare, e il ragazzo di coppe, sotto il mazzo il cavaliere di denari. Sai come muoverti, lo fai molto, lo fai naturale, sai come veramente muoverti, anche se a volte non, può essere che non sai neanche il motivo. Tante volte, io ti faccio un esempio, Scorpione, tante volte quando siamo come si dice, in traffico, ecco, quando siamo in traffico noi ci incavoliamo, no? Ci incavoliamo, ma sto traffico, ma pure, che ne so, di sabato pomeriggio, che ne so. C'è un motivo. Se sei nel traffico o sei davanti a un camion o il camion è davanti a te o rallenti o hai dei ritardi o sei costretta a rallentare, no, è un disagio, no? Tante volte in quel momento non capiamo perché, però perché siamo protetti. C'è sempre un motivo. E come lo fai, Scorpione? È come che vai e ti stai lasciando andare, come tanto so che questa via, questo cammino, questo nuovo percorso, o in questo percorso che sono, è quello giusto. Sei molto come va, no? O la va, la spacca, però sei aperta, sei molto flessibile, ti vedo flessibile, c'è un motivo. Non devo vederla per forza se non la devo vedere in questo momento. È bello perché non forzi, Scorpione, non forzi. Può essere che prima avevi più l'esigenza, no? Di avere il controllo, o perdere il controllo, o aver paura di perdere un po' il controllo, no? Invece oggi ti vedo flessibile. Ecco, ti vedo flessibile, ti vedo, mi piace come la tua mentalità oggi. Vediamo perché. Dammi il ragazzo di coppe, ragazzo di bastoni, 5 di denari e l'otto di bastoni, il risveglio sotto il mazzo. Oggi sei in uno stadio, in una frequenza, com'è che puoi parlare più serenamente di cose che ti fanno A, paura, B, ostacoli, C, anche perdite. Come che oggi sei più, non voglio dire vulnerabile, però sei più aperta o aperto a non nascondere dietro un dito. Perché, non perché abbiamo delle difficoltà o siamo venuti o stiamo avvenendo di una cosa difficoltosa che te ne vergogni. Anzi, no, può essere anche come che mi dai come la cosa che. No, anzi, può essere che ci sono circostanze e persone che può essere anche possono imparare da me, no? Però sei più aperta. Di nuovo, vedo questa flessibilità, tipo dovremmo essere più flessibili, voglio essere più flessibile e ce la fai anche. Scusate, dammi il re di bastoni per il passato.
Hai lasciato il controllo, mamma mia, alla faccia del cavolo. La torre, il sole e il papa. Dov'è il papa? Qua. Wow. Hai lasciato, sei dovuta, sei stata costretta, o costretto, Scorpione, a lasciare il controllo. Qualcosa che eri quasi un po' troppo sicura. Quando siamo troppo sicuri, Scorpione, e io ne so qualcosa, quando siamo troppo sicuri nella nostra vita, o siamo sicuri che quella è la cosa, no, quella appartiene a me, quella è mia, io me lo tengo stretto stretto, no? E poi vediamo che ci abbiamo messo di tutto, ci abbiamo anche messo troppo, arriva un quel momento che crolla questa sicurezza, crolla, però ci fa vedere delle cose che meno male abbiamo lasciato crollare. Come che è successa una cosa qua nel passato che non hai avuto neanche più il controllo? Ti è successa. Io credo perché hai avuto difficoltà a lasciare, allora è come che sei stata costretta. L'universo quando viene ti dà quel calcetto nel sedere, non possiamo fare più niente. E di lasciare andare. Perciò lasciare il controllo di qualcosa che oggi può essere che non sai manco tu come ti è arrivata, no? O come è successa quella cosa. Dammi il risveglio. Il cavaliere di coppe, due di denari. Il ragazzo di denari, dammi l'asso di denari per il focus, cavaliere di bastoni, il risveglio di nuovo e 5 di coppe, 5 di spade sotto il mazzo. E come non ti appartiene più qualcosa? Non so se è una persona. O può essere una persona, per alcuni di voi Scorpione, poi può essere anche una frequenza, tipo non appartiene più, non fa più parte della mia energia. È come se guardaresti indietro e la vedi per quello che è, trasparente com'è, oggi dici, ma come ho fatto? Come ho fatto a volere o essere in una frequenza così che non ho, oggi? Non voglio dire che mi fa schifo, è un termine troppo aggressivo, schifo, però è tipo, ma che è? Ma quella ha fatto parte della mia vita per tanto, troppo lungo tempo. Di nuovo, c'era un motivo, o c'è un motivo che faceva parte della tua vita? Perché oggi hai la consapevolezza di qualcosa che può essere che prima non vedevi, facevi difficoltà o facevi difficoltà a bilanciare. Lo stai imparando vivendola, no? Giornaliero, stai imparando. Ok, dammi il Papa. Sì, Papa. L'imperatrice, 8 di denari. Wow, il re di coppe. Il 3 di bastone sotto il mazzo. Ma ti fa bene, è una cosa che stai capendo nella tua energia, ancora non so se può essere anche qualcosa tua, personale, no? Che se guardi un po' indietro, guarderesti un po' indietro, però può essere questa anche la comunicazione, queste anche parli con te stessa, eh? O sono dei mindset che si cambia, tipo, ma io come ho fatto nel passato, no? Una cosa che, ma io oggi ne parlo tranquillamente, può essere che prima non ne parlavo perché facevo fatica o mi vergognavo, quello che è. Invece nel futuro, adesso, hai ancora qualcosa che è cambiato e sta succedendo nella tua vita, che è nata o sta nascendo qualcosa che qualche mese, fino a qualche mese fa o fino a qualche tempo fa non pensavi mai che ti potesse entrare. Io come la vedo, non è, può essere anche romantico, può essere una storia romantica, sì, quello può anche essere, qualcosa sta nascendo, ma perché tu sei cresciuta o cresciuto. La tua frequenza è perché anche i valori che può essere che prima non vedevi, oggi le vedi diversi, vedi più i valori, può
Può essere che prima vedi qualcosa più futile, invece adesso la vedi per quello che è e gli dà più valore. Ma perché tu ci stai mettendo anima e cuore. E Scorpione, è tattuato nella tua anima. Allora, può essere una fede tua personale, può essere, adesso lo scopro, però può essere una fede tua personale, però può essere anche una fede affettiva in amore. Una cosa tua tattuata nella tua anima. Nessuno può togliertela via. Adesso non so se è un'energia che verrà o sta con te, con il tuo cammino, no? Con il tuo percorso, o è una cosa fedele che tu stai tattuando nella tua anima. Però questa è tattuata e nessuno te la può togliere. Uguale. Dammi la ruota della fortuna per l'ostacolo. Cinque di bastoni, sei di spade, l'asso di bastoni e l'eremita. Per arrivare a questo traguardo, per arrivare a questo punto nel futuro, a dove avrai la possibilità di arrivare, perché ci stai arrivando, mi puoi chiedere quello che vuoi, ma ci stai arrivando, non è stato facile. Specialmente, sai quando non sappiamo, rimango, non rimango, vado, che faccio, do più passione, do meno, dov'è il mio cammino, dov'è il mio traguardo, dov'è. Le domande, no, della vita, no? Quando ci facciamo le domande, tante volte non sappiamo neanche noi dove stiamo andando, però sappiamo che dobbiamo andare, perché se no ci fermiamo e non ci possiamo fermare. Perché se fermiamo, cioè, se ci fermiamo, abiti cielo, la vita va avanti senza di noi. E lo vedo che è difficile, ma non vuol dire che non puoi farcela. Anzi, a tenere quella passione in alto livello, quello è difficile, senza fermarsi, perché sennò la vita va avanti senza di noi. Quello è difficile, hai capito? Due di spade per quello che non vedi, la regina di coppe, cioè il match, e il nove di spade. Sì, talvolta quando vedi, ma com'è successo, no? O come sta. Ma come poteva succedere, come sta succedendo, ma come è successo tutto? E talvolta quelle cose che non vediamo, perché non dobbiamo vederle, non dobbiamo, come ho già detto, quel traffico, no? Quando a volte siamo fermi non sappiamo neanche perché sta succedendo, c'è sempre un motivo, dietro a tutta questa scena c'è tutto un motivo. Vabbè, io potrei scrivere libri di questa situazione, però lo stesso Scorpione, sto parlando adesso con te. È una cosa tua personale che tante volte ci preoccupiamo perché sappiamo quando ci sono i cambiamenti, ci fa paura, ma perché questo cambiamento? Perché questo percorso, no? Che ho fatto o sto facendo? La papessa, re di denari e il 6 di denari, l'8 di coppe sotto il mazzo. Io credo che sicuramente hai, io credo che, no, sicuramente, diciamo 80%, c'è qualcuno con te, c'è qualcuno che sta, per tanto tempo non stata fisica, energeticamente non vi siete mai lasciati, se è una cosa energetica, ma arriverà prima del previsto, quello che pensi. Può essere che hai dovuto lasciare, come ho già detto nel passato, o c'era un distacco, o c'è dovuto essere un distacco per imparare sia tu qualcosa di grande, ma anche l'altra persona, l'altra energia. Sicuramente qua c'è un grande insegnamento di vita, Scorpione. Il re di denari, dopo prendo, non ce l'ho, la papessa non ce l'ho neanche, 6 di denari non ce l'ho neanche. Perciò dal 5 di denari al vai del 6 di denari, c'è qualcosa qua che oggi tu hai la possibilità di condividere, di parlare più apertamente,
Però c'è anche una possibilità di rilavorarla, come di riaggiustarla. Poi si può fare, volendo si può fare. Ma è bella questa lettura comunque. Hai una capacità di un altro livello, Scorpione. Dammi un consiglio. 7 di spade, 4 di bastoni e l'8 di bastoni. Sì, la luna di nuovo sotto il mazzo. Questa energia, anche se è una cosa che non vedi, o che tu puoi essere, se pensi, Luana, io non vedo proprio niente, c'è un motivo. Non dobbiamo vedere tutto subito. È come che l'energia, la frequenza sta lavorando dietro scena, anche se non lo vedi in questo momento. Però arriverà questa energia, tutta questa situazione che sta attraversando, arriverà prima del previsto. Arriverà prima del previsto. E con questo ho detto tutto. Scorpione, un like, grazie mille di essere stata o stato qua. Noi ci vediamo molto presto. Un caro saluto dalla tua Luana, vi voglio tanto bene e.